Salve ragazzi e bentornati a un nuovo episodio di ODT. E partiamo subito con una bella notizia, ovvero che avevo già registrato la parte successiva all'enigma delle piattaforme nell'acqua, nell'enigma quella della piscina, però mi si sono corrotti i file e quindi non ho potuto editarli e poi caricarli sul tubo. Mal di poco comunque perché la parte successiva era abbastanza cunicolare, quindi le uniche cose particolari che ho fatto era girovagare un po' per i corridoi e recuperare degli oggetti. Ho recuperato una chiave fissa che era tipo una chiave inglese, l'ho in un idrante per spengere un incendio, mi ha liberato la strada, ho recuperato qualche altro oggetto e continuo ad andare avanti finché non mi sono trovato qua. Se magari non al tabby, grazie. Dicevo, mi sono ritrovato qua al secondo enigma maledetto di questo livello. Voglio puntualizzare due cose. Non essendo riuscito io medesimo ad abbassare il muro per raggiungere il pod di salvataggio, il livello, una volta che ero arrivato qua, il livello ho dovuto ricominciarlo da capo, tutto da capo, fin da dai piranha. Vabbè, l'ho dovuto rifare tutto da capo, però mi ero fotografato, diciamo, col cellulare la soluzione degli enigmi, quindi a questo punto l'unica cosa che c'è da fare, arrivato qua, è tirare la prima leva a sinistra che sposta il cucchiaio, il primo cucchiaio, da sinistra verso destra. Tutte queste altre leve servono soltanto per confondere. Dopodiché dobbiamo andare qua giù in fondo e spostarle in modo tale che l'acqua vada a finire sul mulino. Quindi andiamo, giriamo il primo volante è questo qua. Questo qua lo tiriamo un po' più indietro. Meglio sarebbe procedere in ordine, quindi ecco. Il primo, ok, si risposta il primo volante, lo si tira un po' più indietro. Olè. Ora bisogna andare con il terzo. Adesso finiamo di girare qua i volanti e finalmente possiamo procedere. Ho cercato anche tra l'altro di recuperare tutti gli oggetti che avevo già recuperato la volta scorsa. E qua io mi ci ero incastrato perché, come potete vedere, il binario di questo che sto muovendo adesso è coperto dal modello del muro che fuoriesce. Io qui ci ho perso veramente un'ora, dovevo semplicemente tirarlo dritto fino in fondo così. Però se tu non vedi che c'è la guida coperta, come fai a capire che devi metterlo lì? Dunque questo lo butti in là così. Allora, la penultima va lasciata girata verso sinistra, così. Tac, esatto. Vai. Ah, ragazzi, continuiamo il nostro episodio. Non ho ancora trovato il pezzo del contenitore della perla. Il problema è che non ho ancora salvato, quindi può capitare qualsiasi cosa. Tipo, se va via la corrente, io devo farlo da capo un'altra volta perché non ho potuto salvare al pod di salvataggio. È una cosa che mi rode. Comunque abbiamo 5 salute, una mana, 15 rosse, 6 verdi, 4 grigie, manca un pezzo del contenitore, 42 gas, 11 granate, psichei, e psichei me ne mancano 3 pezzi, non 2 come ho detto la volta scorsa, me l'ero sbagliato. Incantesimo fuoco, pioggia di fuoco potenziato. E oggetto, ah sì, abbiamo recuperato l'ancora nello scorso episodio. Allora siamo a 43 di gas, 43. No! Oh! Che fai? Ecco, uno sparo nel buio. Bestioso. Ero lì a contarmi le palle, arriva quello, dice no. Atti osceni in luogo pubblico, non li fai. Dunque, che volevo. Non mi ricordo neanche quello che stavo cercando di mettere. Ah, 43 di gas, sì. Cucù, settete. Sì, ok. Anche qua c'era arrivato. Allora, qui c'è la pozza. Il pozzo dobbiamo prima di tutto levargli l'acqua con il volante.
Esatto, lì c'è, vedo una munizione rossa e un incantesimo. E un pesce a cui ho tolto l'acqua. Bene, mori. Soffoca, mostro. Avevo trovato qualche altro muro da rompere, ma dietro c'era soltanto una munizione, quindi niente di particolare, di particolarmente degno di nota. Incantesimo acqua. Ci siamo fatti questo mini tour nella fogna. Incantesimo acqua, un parabolo, non lo so. Ho fatto qualcosa con incantesimo, non è questa strada. Non ne ho più voglia di questo livello. Io voglio finire sto gioco. Ricordo a tutti comunque che siete ancora in tempo, andiamo di qua. Siete ancora in tempo per votare il prossimo gioco serie che sarà subito dopo ODT. Il link lo troverete in descrizione, non importa essere connessi a Facebook, quindi tranquillo, tranquillos. Dove siamo qua? Oh, c'è il delfino mutante! No, vai su, animale! Oh. Ah, grigio. Ok, dato che stiamo scarseggiando con le blu, direi a questo punto di cominciare ad andare un po' di grigio. Porca miseria, vabbè. Se non altro ho visto il Mirelurk lì, che mi stava aspettando. Tac. Tac. E mi sgancia un verde. Ma cos'è questa? È una specie di porto? Sembra, però. Che c'è di qua? Ah, mi sa che siamo vicini. Siamo. Oh, che fai, Kelly? Forse siamo vicini al boss, eh? Se è così, devo guardare bene ogni centimetro quadrato, perché altrimenti rischio di lasciare indietro il pezzo della perla. Mori, 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 mori. Qui che c'è una sauna, un bagno pubblico, cos'è questo? Sì, è una sauna, tipo. Potenza grigia raccolta, qui c'è una leva da tirare giù che probabilmente apre il cancello. Ma neanche a dirlo. Cloc, 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 cloc. Dai, andiamo! Andiamo! E per l'amor del Signore, dammi un pod di salvataggio. Intanto qua c'è un checkpoint. Sì, però mi ha aperto questo cancello. Qua manca un pezzo. Manca un pezzo di quella ruota. Da dove me lo tiro fuori? Forse. Ah, ecco, devo romperlo da qui. Ok. Ah, non lo devo raccogliere, ci va per conto suo, quindi ragazzi ci vediamo fra 6 anni perché prima che sia arrivato in fondo. Allora, questo adesso gira. È aperto, ok. Aia, no, sai che non mi piace, ho paura che siamo al boss veramente, se siamo al boss io l'ho veramente nel baugio, come si suol dire. Voglio l'ultimo pezzo del contenitore. Contenitore della perla. Ah no, ok, no, non vedevo niente, pensavo fosse l'entrata a un altro livello. Allora, perché si è girata così la telecamera? Allora, qua sotto ci sta lo Psychei, me lo ricordo. Esatto. Ma mi mancano 2 pezzi. Anzi, quanti pezzi mancano? 2 o 3? Scusa, eh. 2. 2, ma vedrai che uno potrei anche recuperarlo se lo becco qua in giro. Ma molto probabilmente l'altro l'ho lasciato indietro. Quindi anche sto giro non vedrò
il livello bonus della Psygnosis. Porca miseria. Magari ci sta che sono in un futuro, quando me lo giocherò di nuovo per conto mio e magari riesco a trovarlo e riesco a trovare il... riesco a vedere il livello segreto della Psygnosis, magari ci farò un video sopra. Muori, muori. Ad ammunition sto abbastanza bene, tranne il blu che è quello che mi servirebbe adesso. Qua dobbiamo fare il giretto girellino, giro giro tondo, quanto è brutto al mondo. Siamo in troppi sulla terra, come i tappi della birra. I colpi che non arrivano al bersaglio, questa mi mancava. Ecco, sarà meglio. Allora, pioggia di fuoco non lo posso sparare quando mi pare, e i poteri che non posso sparare quando mi pare vuol dire che richiedono precisione. La precisione in questo gioco è come dire che non lo so, Eminem è di colore. Che c'è di qua? Qui c'è una freccia verde che non ci arrivo. Oh, ma hai rotto. Lasciami in pace. Lasciami vivere la mia vita. Pesce arrosto, ma scusa, qui mi metti un'asta? Per quale motivo mi metti un'asta lì? Per farmi dire perché c'è un'asta lì? O c'è veramente qualcosa dopo quell'asta lì? Io sai che non mi fido. Perché contrariamente... sì, è po'. Come dover, cavolo, dovrei fare a andare laggiù? Cioè, tipo. Ah, ecco, ok. Dicevo, lì si dovrebbe fare un saltino mongolino per prendere la mana, ma di là non so cosa c'è. Vabbè, andiamo da questa parte. Fammi un po' vedere. Qua no. Qua no. Andiamo. Vorrei riuscire a finirlo entro stasera questo livello, o quantomeno raggiungere il pod di salvataggio. Ah, le luci non si avvicinano se sono protetto dallo scudo, capito? Aia, 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 aia. Sembrano le luci quelle di Abe. Quelle che quando canti ti dà il suggerimento. Vedo delle scale dalla parte là del muro. Ah, ok, qua siamo. Me lo sento. È qui, ed è qui da qualche parte. È qui in zona. Il pezzo del contenitore. Intanto vedo dei modelli che si intersecano con il muro. Probabilmente è una scala. No, ho sbagliato. Ora mi mangiano i garetti. Ma ne vascio. Verde. Morite male, scoppiate. Se io friggo il pesce con una scorrentata, posso dire che è pesce fritto. Pesce fritto senza olio. Oh, vedo delle navi. Delle lame, delle punte vedo. Ok. Che fa... Sì, è... No, no, non muore, devo fare a tempo, sì. Madonna. Piranha che sembrano salmoni. Ok. Ho visto... Sì che l'ho visto. Ma mi sa che questa qui non si rompe, ma... Sì, forse veramente questo si abbassa, non si rompe. Quindi serve una leva, un pulsante, qualcosa. Salta! Questo non è che crolla, eh. Ok.
C'è qua. Sì, vedo un pulsante a pressione. Esatto, avevo detto io che. Che si apriva. Dimmi che non è a tempo, dai. Devo fare sempre super attenzione. Ho visto qualcosa. Ah no, ok. Era la cascata del piano di sotto e delle scale. Va bene. No. Ho mancatissimo la munizione rossa, ma mi sa che tanto devo tornare indietro, quindi la recupero dopo. Ho mancatissimo di nuovo l'altra munizione rossa. Ma l'hanno messa un po' a fregarella, eh. Che... No, bestio. Non sapevo che eri lì. Non vedo nulla. Ma mi vomita addosso. No, no, no. Senti, senti, vaffanculo. Questo è stato un bel azzardo, eh. Meno male avevo una salute di scorta. Ma è stato veramente un bel azzardo. Oddio, se mi tiravo nell'acqua. Ah no, è bassa. Va bene, no, pensavo fosse senza fondo. Devo fare super attenzione, perché tra l'altro non so neanche dove cavolo è l'altro checkpoint. Ok. Oh. Beh, non è che ho una chiave, raccolto una chiave. No, non la butta per terra. No, ok. Devo trovare l'ancora. Cioè, l'utilizzo per l'ancora. E di qua non si va. Quindi devo tornare indietro. Mi è rimasta una parte che non ho esplorato, probabilmente. Niente, quella lì è proprio quella munizione. Ah, ecco come si ecco come si prendeva. Bastardi maledetti, l'avevano calcolata al millimetro, guarda. Ah, ecco dove dovevo andare, è vero, porca miseria. Che è successo? Non sento più nulla. Mi si azzera l'audio delle cuffie ogni tanto. Dicevo, avevo aperto la porta e mi ero dimenticato che dovevo andare lì. Bravo, resta lì, resta... No! T'ho detto di restare lì. Questa me la prendo. Esatto, dovevamo andare di qua. Probabilmente qui c'è la cosa... una leva, c'è qualcosa che mi serve. Un cazzo, cioè. Che mi serve. Quello c'è. E invece sì, vai, la chiave, meno male. No, perché, oddio, io sto sclerando male. Ragazzi, non ne posso più di questo gioco. Per quanto sia curioso, quello che vi pare, però arrivato a un certo punto arrivi veramente all'esasperazione e all'esaurimento. Vai, apriti sesamo. Allora, qua c'è il guardiano della fontana a cui i colpi arrivano a malapena. Bene, ho ucciso anche un piranha col bianco. Ho trovato subito un'altra chiave. Oddio, dove sono? Ah. Mi sembrava di essere sul bordo di un precipizio pizio pizio. E quindi... Ok, questa stanza serviva soltanto per raccogliere una chiave. Quella è una piattaforma a pressione che devo evitare assolutamente. Qui c'è un Buddha che non mi interessa. Vai. Vai, olè. Ok, vai, ok. Meglio ricaricare un po'. Il grigio non ce l'ho più, quindi si va verde e rosso. Che c'è da queste parti? Ha un'atmosfera molto regale questo palazzo. Qui vedo delle scale che portano a un muro.
Ah no, è una porta, ok. Che si apriva con un'altra chiave. Va bene, vediamo. Un karma? Ah no, è sempre un Mirelurk. Si scappa, vedi? Ok, raccogliamo il grigio, caricalo. Vedo un incantesimo. Oh, un checkpoint, meno male. No, qui c'è troppa gente. No, 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 no. Ok, ho bello capito qui cosa si deve fare. Pesciolini? Ma le mine non gli fanno niente però, eh. Guarda, scappano, capito? No, no, non c'è verso. Gli faccio del male io. Guarda, guarda, gangbang. Va bene, dobbiamo fare la vecchia maniera allora. Allora, maledetti, ti tengono a distanza, sai? Poi scappano! Scappano perché sanno che arrivo con il fuoco! Il grigio, grigio mio! Dai, morite! Oh! Sì, ma davvero, te ne sono messi 300, poi ne avanza ancora uno, che sta laggiù. Vediamo se riesco a farlo fuori con il grigio senza schiantare. Ok. No, sbaglio sempre tasto. Ok. Proviamoci, ma si salta col cerchio. Ogni tanto, bene, ricontrollare i pulsanti. Brucia, 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 brucia. Ok. No, sono in troppissimi qua. Che c'è qui dentro? Dammi. Oh, il pezzo è contenuto della parola! Sì! Andiamo al good ending! Andiamo al good ending! Yeah! Sì! Sì! Ma date a fanculo voi altri, guarda, non vi cagherei nemmeno, cioè vi uccido proprio per spregio ragazzi, non, cioè non me ne frega niente, tanto siamo alla fine del gioco e quindi sì, ce lo fa, allora 1, 2, 3, 4, sì. Cittiamo a manetta, sì. Sul serio non hanno sganciato nulla. Se non hanno sganciato nulla. Quindi potevo lasciar sta benissimo. Sì, è. Senti. Scappa. Giochiamo a chiappino, vieni.
Ok, di cosa abbiamo fatto? Di quella abbiamo fatto. Fammela ricordare bene. Guarda, c'è tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma voi non vi potete rendere conto della soddisfazione che sto provando in questo momento. Non avevo mai, mai, mai trovato tutti e 6 i pezzi. Adesso che ce li ho, posso finalmente accedere a quella parte del gioco che non ho mai visto in vita mia. Siamo al boss, dai. Non ho più voglia di questo livello. Sì, siamo al boss, è cambiata la musica, quindi ragazzi adesso ci saranno un po' di problemini perché come ho detto il boss è una specie di idra, ha una testa. Sì, Padre Salvato, grazie, grazie. Qualcuno mi vuole bene, stasera qualcuno mi vuole bene, assolutamente. Stasera qualcuno mi vuole assolutamente bene. Dicevo, è una specie di idra, ha una testa. E il combattimento, come avevo detto, era sarà stato su quella zattera lì, che sembra tra l'altro quella di Caronte che traghetta le anime. Io però non ho ancora capito l'ancora a cosa mi serve. E infatti c'è Caronte! Oddio! È il traghettatore di anime! C'è Caronte! Vabbè. Non è che te la devo da te l'ancora? In testa te la do. Che vuoi? Parla, comunica. Che. Questo comunque sarà un combattimento. Adesso starò un po' più zitto perché mi devo concentrare. Che. Tra l'altro spunta ai lati. E devo stare super attento. Bene, con lo scudo di fuoco non mi tiri giù, bastardoso. No, dai, dai. Bestia, bestia. Allora, questo è culo, eh. Ah, vabbè, è quasi morto, cioè questo è il primo round, ovviamente non è così semplice. Andiamo col verde, magari gli fa qualcosa, gli manca proprio una caccola di vita. L'acqua si è fatta viola nel frattempo. Vai. È il primo round, è mio. No, sei morto, non vale così, eh. Oh, sì, oh, gingiollo. Aia. Aia. Sì, ma non vale, scusa. Non ha zero di vita. Guarda che se citti, citto anch'io, eh. Va bene, non c'è problema, allora. Cioè? No, non l'ho capita come mai. Come mai ritornava fuori quando la vita era zero, non l'ho proprio capita. Comunque dovremmo essere arrivati alla fine di questo viaggio infernale verso il purgatorio passando dagli inferi. Il contrario volevo dire, ma ci siamo capiti comunque. Ok, da lì non si torna più indietro. Nel caso comunque col cancello che si chiude così non fosse chiaro. E adesso qua siamo al secondo round. Qui devo, praticamente qua io devo, ecco, intanto togliermi da questa cosa che traballa, prima cosa. Una testa gliel'ho appena uccisa. Questo qui praticamente devo ricordarmi un attimo la modalità. Comunque devo ripararmi dietro le colonne.
e fare in modo che lui si suicidi, tirandosi addosso le colonne da solo. Aia. Aia, 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 scappa, scappa, scappini, scappeschi, scappone. Perché, ah, è vero, gli sputazzi suoi ti seguono poi, eh. Bestia, l'avevo detto che qui ci sarei morto, comunque. Non riesco a capire come devo colpirlo. Ok, a quanto pare non c'è un modo per abbreviare la cosa, quindi io devo semplicemente fare super attenzione a non farmi spingere di sotto utilizzando queste come riparo. Oh, la tua mamma che ti vuole tanto bene, tanto bene, tanto bene, tanto bene. E vai. E uno. È un po' complicata sta parte, ragazzi, non è una cosa così semplice. Vai. E siamo a due. Aia. Bel bagno. Aia. Ah, ma posso... No! L'ho scoperto tanto adesso. Questo potere è utilissimo. Non ci credo che l'ho scoperto soltanto ora. Quanto ciuccia però? No, aia. Oddio! Ho mancato il bordo due volte. Non ciuccia tanto, però... non ho mana. Non ho mana. Naranara. Aia. Ok. Rush finale. È morto? È morto? Sì, è morto. Sì, è morto. E vai, è morto. Pensavo di dover dare il colpo di grazia con la pistola. Invece no, ha fatto crollare il soffitto. Boh, ragazzi, abbiamo sconfitto l'ultimo boss ufficiale del gioco. Adesso c'è lo scontro finale con Apooch, ma questo ovviamente lo vedremo nel prossimo livello. E come al nostro solito, se mi fa salvare il gioco, concludiamo il livello con il filmato finale del Capitano Lamat che dovrà fare un discorso. Oddio, la perla? È la perla? È la perla viola, però. Aspetta, che cavolo c'è qui dietro? Niente. Qui dietro non c'è nulla. Qui vedo un oggetto viola. Contenitore raccolto. È la perla. È la perla. Tutti i pezzi della perla. La perla. Quindi andiamo a completare il gioco. Dai. Però vorrei salvare, se è possibile. Ah, il livello continua. Sì, è. Vabbè, ragazzi, allora se il livello continua... Ho salvato prima del boss, è vero, però vabbè, dato che il livello continua, allora io mi fermo qua per questo episodio e noi ci becchiamo al prossimo livello. Ma a parte che, scusa una cosa, io dovrei essere di fronte al Capitano Lamat, se non ricordo male. Qui ci dovrebbe essere il Capitano Lamat. Ma infatti, eccolo lì il Capitano Lamat. Allora, vi spiego. Quando io ho finito il gioco per la prima volta, sono arrivato a questo punto e il Capitano Lamat mi diceva: hai raccolto tutte le bottiglie del gas, non hai raccolto tutti gli psichei, non hai raccolto tutti i componenti della perla verde, dei contenitori della perla. Quindi si vedeva loro che rimontano sul dirigibile e Lamat dice: abbiamo ripreso il nostro viaggio andandoci via da quella torre, ma non scopriremo mai i segreti che si celavano là dentro. E il gioco si concludeva così. Quindi quello era il bad ending. Vediamo adesso cosa succede. Qua praticamente c'è l'uscita, vedete?
E lui, a quanto pare, era tenuto imprigionato da qualche parte. Questa struttura, eccomi. Sì. Ma quella che hai trovato non è la terra rete. Ah no? Dammi il cazzo che hai preso, così la porterò all'equipaggio. Ok. E intanto continua a esplorare la torre, visto che bisogna trovare la terra rete a tutti i costi. Ok. Ok. Non ho mai saputo cosa c'è dietro questa porta, questo cancello. Dove è andato Namat? Ah, eccolo qua. Namat, che fai? Dove vai? Ah sì? Serio? Che c'è lassù, scusami? Ma io ci posso andare lassù? No, soltanto lui è abilitato ad arrampicare. Ah, ok. Va bene. Dimmi che posso salvare però. Sì, ok. Vai, salviamo. E niente ragazzi, ci salutiamo qua. Prossimo episodio ci sarà proprio la conclusione del gioco. Credo, spero, a meno che non ci sia un altro livello, non ne ho idea. Oddio, parte un filmatino? No. Ok, pucce, ci siamo ragazzi. Ah, c'è il filmato. Questo non l'ho mai visto. Mentre salivo, scoprì che il mio compagno era ancora vivo. Chi si rivede? Stavo per scoprire il segreto. Apuch, l'incarnazione del male. La sua anima era stata chiusa in due perle, una verde benefica e una porpora malefica. Convinti che avessi la perla, i devianti si infuriarono con me. Ecco. Quindi Apuch è un indiano alla fine. Oh mio Dio. Ultimo livello. Va bene ragazzi, seriamente, finiamo qua. Noi ci becchiamo alla prossima. Ciao.